Ciao, ho visto questo video nel canale di Erika, a Girl from New York, che è una ragazza che seguo con tanto affetto, e poi nel canale di Vax del 2007, Valentina, che è una ragazza che seguo con assoluto disinteresse, anzi, proprio non me ne frega proprio niente di lei. Ciao amica mia, cominciamo. 100 domande che nessuno sa fare, ma ci credo, intanto perché non sono 100, punto primo, e poi ma perché mi dovresti chiedere certe cose, però sono molto interessanti, grazie a me. Dormi con l'armadio aperto o chiuso? Aperto. Ti spiego, nel modo di aprirlo ho rotto l'anta e rimane soltanto aperto, quindi aperto. Rubi lo shampoo e balsamo negli hotel lasciando la stanza, grazie per avermi fatto la domanda. No, no, non me ne faccio proprio niente. Dormi con le lenzuola dentro o fuori? Dentro. Mai rubato un segnale stradale? È vero che figa radoccia e io sono di Palermo, ma no, non saprei che farmene. Non saprei neanche come rubarlo di base, ma poi no. Ti piacciono i post-it? Adoro i post-it. Tagli i coupon e non li usi? Sempre. Regolarmente. Sono eccezionale in questo. Questa è una delle più belle. Preferiresti essere attaccata da uno sciame di api o da un orso? Guarda, ho le idee molto chiare. Da un orso. Molto. Hai le lentiggini? Sono piena. Sorridi sempre nelle foto? Sì, e ho sempre lo stesso sorriso, che è quello che vedi nell'anteprima perché non so fare un altro sorriso. Sei pronta? Uno, due, tre. In tutte le foto. Da anni. Qual è la cosa che ti irrita di più? Le persone insistenti. L'insistenza delle cose mi dà molto fastidio. Conti mai i passi mentre cammini? Senti, questa domanda è interessante. Oggi no, cioè. Però dico oggi perché quando ero ragazzina, quando avevo 15-16 anni, andavo a scuola a piedi oppure prendevo l'autobus, contavo i passi. Sempre, sempre. Anche perché alcuni tragitti li facevo da sola, poi mi incontravo con le altre compagne di scuola o con le amiche. Però tipo i tragitti in cui ero da sola contavo sempre i passi. Chissà perché hanno messo questa domanda. No, oso io chiedere a te. Mai fatto la pipì in un bosco all'aperto? Sì, andavo agli scout. Quindi per forza. Mai fatto la cacca in un bosco? No, questa mi manca. Questa mi manca. No, questa sono sicura. Balli mai senza musica? Certo, ma scherzi. Nella mia mente sono pure brava. Qual è il problema? Mastichi le penne e matite? No, e mi dà molto fastidio chi lo fa. Qual è la misura del tuo letto? Questo è molto interessante come domanda. Letto matrimoniale, standard italiano. Canzone della settimana? Sai, io non so rispondere a questa domanda. Non ho ascoltato molta musica questa settimana. Neanche la settimana scorsa, neanche la settimana. Secondo te i ragazzi stanno bene con il colore rosa? Vedi, il problema non è l'uomo abbinato al colore rosa, il problema per me in generale è il colore rosa. Non mi fa impazzire, non è il mio colore preferito, ecco, quindi non so, no. Guardi ancora i cartoni animati? Sì, guardo Fox Animation, adoro Bob's Burger. Mi piace tanto la figlia maggiore che emette gli stessi suoni che emetto io la mattina. Arr. Film peggiore che hai visto, che è anche il migliore, Troppo belli con Costantino Vittadiano e Daniele Interrante. Ecco una scena del film, auto a memoria. Costa, io vorrei tanto diventare un grande attore. Hai ragione, Daniele, tu lo sai che uno dei miei più grandi sogni è quello di diventare un grande attore. Ma non ti preoccupare, Costa. Insieme ci riusciremo e diventeremo dei grandi attori. Dai, batti 5. Scena random di uno dei due che si fa la doccia. Se avessi un tesoro da nascondere, dove andresti a seppellirlo? A che te lo dico a te? Guarda, uso la roba con 4 B di verga. Muoio io e il mio tesoro viene con me. Perso il segno, un minuto. Cosa bevi quando sei fuori a cena? Acqua. In quale salsa mangi chicken McNuggets? Salsa al curry della Heinz, il top, buonissima. Qual è il tuo cibo preferito? La pizza. Il pane. Quali sono i film che potresti guardare e riguardare senza annoiarti? Guarda, c'è un film su tutti, non ci penso neanche. Io avevo già letto le domande, quindi diciamo mentre te l'avevo. Però Al lupo di e con Carlo Verdone, un film che io ho visto decine e decine e decine di volte. Di questo film so veramente alcune parti a memoria. È veramente un film, non lo so perché. Sicuramente ci saranno i film più belli al mondo, ma a me questo film piace da impazzire. Io sono innamorata di questo film. Mi piace la storia malinconica, mi piace la colonna sonora, tutto, tutto, tutto. Mi piace Carlo Verdone, quella la cosa. L'ultima persona che hai baciato? Baciato la mia vicina di casa, ma non bacio. Ciao Mari, ma la mia vicina di casa.
Sei mai stata scout? Sì, tra le peggiori, non la peggiore, sicuramente c'è qualcuno peggiore di me perché almeno qualche cosa io l'ho imparata a fare, ma la facevo proprio per sopravvivere. Sì, ho fatto la scout, non è andata molto bene, sono stata coccinella e guida, ma non è andata bene. Poseresti mai nuda per una rivista? Ma chi mi piglia? Comunque se mi danno, cretinata per cretinata, assurdità per sé, se mi danno 3 milioni di euro, sì lo faccio, a mio padre non gli diciamo niente. Quando è stata l'ultima volta che hai scritto una lettera a mano su carta? Ieri sera, a me piace molto scrivere. Ieri sera. Se cambiare l'olio a un'auto, io manco so dove si compra l'olio. Cioè sì, lo so dove si compra. No, no. Assolutamente no. Ma io porto la macchina. Cioè ora ci pensa mio marito, ma quando avevo la mia macchina prima, perché anche io ho avuto una macchina in passato, la portavo al meccanico. Però si deve cambiare l'olio. Mi hai preso una multa per eccesso di velocità? No, 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 no. Il tuo panino preferito? Senti, il mio panino estivo preferito, prosciutto crudo, pomodoro, cipollotto, avocado, un filo di olio e pepe. Cosa più buona da mangiare a colazione? Il porridge, a me piace tanto. A che ora vai a letto di solito? Senti, guarda, dipende a che ora vado a letto, perché dipende, allora, uno, se sono sola e Filippo non ce la vado a letto. Però sono stanca, mi vado a coricare. Però io posso coltivare i miei hobby, i miei interessi, le cose che mi piace veramente fare dopo cena, perché sono i momenti in cui io posso stare un po' più di tempo, posso dedicarmici un po' più di tempo, ecco. Quindi dipende molto. Facciamo una media, 23, 23, 30. Ma ci sono sere che vado a letto veramente presto, ci sono sere che vado a letto molto tardi. Vabbè, dipende che cosa faccio. Sei pigra? No. Prima molto. Quando eri piccola, da cosa ti vestivi per carnevale? Io ho due costumi nel cuore. Uno è quello di Lady Lovely che mi ha fatto mia mamma, sempre di sera, anche perché pure lei lavorando tanto, aveva soltanto il tempo dopo cena, quindi Lady Lovely. E poi un altro che credo che sia quello che abbia più influenzato la mia vita, infatti la colpa, mamma, la colpa è tua se io sono così oggi, da Maria Stuarda. Gettatela nelle segrete. Qual è il tuo segno zodiacale cinese? Credo cane. Ma non ne sono sicura. Quante lingue parli? Considerato che in Italia l'italiano lo parlano 3 persone. Forse manco l'italiano. Hai l'abbonamento a qualche rivista? No. 100 anni fa avevo l'abbonamento a Topolino, ma io odio i fumetti e quindi no. Me lo fece mio padre, non ho mai avuto il coraggio di dire papà, io odio i fumetti, odio Topolino, per favore. No, 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 comunque. Provato. Lego o Playmobil? Lego. Sei testarda? Dai, impazzire. Che sciama di cani segui? Mi piace tanto, però non li fanno più nessuno di quelli che ti sto per dire. Extreme Makeover Home Edition. Adoro gli ambienti, quelli comuni, tipo le cucine. La cameretta un po' meno, non mi sono mai piaciute tanto. David Letterman Show, che ormai è stato sospeso, però li guardo in streaming, cioè guardo le vecchie puntate. Poi mi piacciono anche le trasmissioni di cucina, perché a me piace tanto cucinare e prendo qualche idea, ecco. Mai seguito le soap opera? No, non fanno per me. So che esiste Ridge, so che esiste Brooke, so che la figlia di Ridge e Brooke si chiama Bridget. Si chiama Bridget per la fusione di Ridge e Brooke, oltre a questo non so niente. Soffri di vertigini? Sì, a Chicago ho scoperto di sì, non lo sapevo. Canti in macchina? Certo. Canti nella doccia? No. Balli in macchina? Ovvio. Sono bravissima tra l'altro, eccezionale. Mai usato una pistola? No. Quella d'acqua, ho il super liquidetto. Ma credo che non si riferisca a questo. Fotografia da un fotografo quando l'ultima volta? L'anno scorso per il passaporto. Ti piacciono i musical? No, no, mi mettono confusione, però mi piacciono le colonne sonore di alcuni musical che sono Hairspray, Jesus Christ Superstar, Rocky Horror Picture Show. Poi per il resto, sinceramente, no. Secondo te è stressante il Natale? No, perché? Ma hai mangiato periodo? Pierogi, non sono sicura sia ECA così. Ho cercato che cos'era. No, non lo conosco, non l'ho mai mangiato. Ma perché l'abbiamo messo? E tu le panelle le mangiate mai? Tag. Quando eri piccola, cosa volevi diventare? Volevo diventare la cuoca di una tavola calda, perché io guardavo un telefilm dove c'erano delle cameriere con la divisa rosa. No, la divisa verde acqua, cretinato, ho detto. È la targhettina che lavorava in una tavola calda e mi piaceva, cioè, da bambina io non capivo bene, ero veramente piccola.
Non capivo bene il senso di sta cosa, però mi piaceva tanto e volevo una tavola calda, quindi volevo fare la cuoca in una tavola calda. Ognuno, ragazzi. Credi nei fantasmi? Assolutamente no. Mai avuto un déjà vu? Sì, per questo sono così. Prendi le vitamine? No. Indossi le ciabatte? Sì, certo, a casa sì. Indossi l'accappatoio? Sì e no, nel senso che non mi piace l'accappatoio, preferisco il telo mare. Ecco, grazie per questa domanda interessante che nessuno avrebbe osato mai chiederti. Ciao, Annalisa, come stai? Va bene, sì, ma l'accappatoio non è. No. Cosa indossi quando vai a dormire? Il pigiama. Qual è stato il tuo primo concerto? Il mio primo concerto a cui sono stata da sola è stato un concerto di Elio e lo Storia 3. 18 anni, cantieri culturali all'Altisa. Adidas o Nike? Adidas solo perché comincia con la A. Cereali, Cheetos o Fritos? Non so cosa siano, ma ti rispondo Fritos, olè! Se mi dice il sole o noccioline? Noccioline, mai sentito parlare del gruppo Trebien? No? Sono un po' antica, ragazzi. No. Mai preso lezioni di danza? Sì. Quando io riguardo il saggio in VHS, fatto da mio padre con la telecamera, ragazzi, sembro io una bambina ubriaca. Cioè là, spaesata, nel pieno delirio, con movimenti scoordinati, proprio io facevo teatro danza per i fatti miei, si chiamava ermetismo danzante, movimenti disconnessi su una musica messa a caso, c'ero io. Proprio va bene. Ok. Riesci ad arricciare la lingua? Faccio quello che so fare con la lingua, se qua in mezzo ci arriccio la lingua ce l'ho fatta. Allora, cosa è normale? Cosa è il pirata? Cannolicchio? Allora, così? Così? O così? Se l'ho fatto sì. Mai punta da un'ape? Certo, faceva gli scout, sì, mamma mia, bruttissimo. Mai pianto dalla felicità? No, pianto in modo disperato? No, commossa, sì. Non, è vero che io sono antipatica, però non così tanto. Possiedi dei vinili? Sì, ne sono molto gelosa. Hai un giradischi? Sì, certo. Ok. Sì, certo. Usi incensi profumati? No, però quando ero più piccolina sì. Sei stata... Giusto, sei mai stata innamorata? Ragazzi, io amo mio marito. Quindi. Chi vorresti vedere in concerto? Io e Filippo volevo andare a vedere i Foo Fighters, soltanto che c'è stato un grande schifo per questo concerto e mi auguro che prendano provvedimenti in futuro. Ed è un po' lunga da spiegare in questo video, ma abbiamo dovuto rinunciare ad andare a vedere un qualsiasi concerto in una qualsiasi città europea dei Foo Fighters. Abbiamo rinunciato noi e tanti altri. È successo un casino, veramente vergognoso. Qual è stato l'ultimo concerto che hai visto? Massimo Di Cataldo, velocissimi. Pure da morire, ho cantato tutto il tempo al telefono con Verdiana, mi è piaciuto da impazzire. Tè caldo o freddo? Tutti e due, caffè o tè? Senza dubbio, caffè. Sai nuotare bene? Me la cavo, non sono una grande nuotatrice, ma me la cavo. Riesci a trattenere il respiro senza tapparti il naso con le mani? Sì. Sei una persona paziente? Sì, non potrei fare il lavoro che faccio. Non mi va di parlare del mio lavoro per tanti motivi. Non ho niente da nascondere e non me ne vergogno anche. Non mi va di parlarne, punto. DJ o band ad un matrimonio? Band, la band spacca. Il mio matrimonio sono Vito De Canzio, bravissimi, bravissimi veramente. Hai vinto un concorso? Sì, ti sei Miss Maglietta Bagnata. Sbrodolata più che altro. Ti sei mai rifatta? Gli occhi. Allora, ciao Filippo, con mio marito me li rifaccio tutti i giorni, mi sono rifatta gli occhi, Alessandro Gassman e Luca Argentero. Ragazzi, dal vivo sono un'altra cosa questi due. Sono malati quanto sono belli, mamma mia. Sai lavorare a maglia? Sì, so fare due punti, giusto per sbaglio, però sì, me ne vanto. La stanza migliore per mettere un caminetto, molto interessante questo. È un bel salone, io lo metterei in un bel salone. Non sono andato veloce, veloce, sto finendo. Vuoi sposarti in futuro? Mi sono già sposata, te lo consiglio, una bella cosa. Quando eri al liceo, per chi avevi una cotta? No, per nessuno, ho fatto tutti gli anni superiori da sola e lo rifarei altre 1000 volte perché l'ho fatto per scelta. Hai bambini? No, vorresti bambini? Sì, colore preferito, il bianco e il nero, che sono non colori ma mi piacciono quelli. Chi ti manca in questo momento? Mi manca molto mio marito, perché è fuori per lavoro da diverse settimane. Spero di averti tenuto compagnia. Ciao e che le stelle siano con voi.